Ciao Belloni. Allora, la parte che fa luce, mi illumino di immenso. Allora, qui c'è Ugo. E finalmente provo il cellulare. Allora, io è oggi il primo giorno che ce l'ho e vi volevo fare un bel vlog da oggi, quando lo prendevo, fino ad adesso. Non l'ho fatto perché oggi per me è stata una giornataccia, ero parecchio. Allora, voi mi direte, Ami, ma ultimamente sei sempre giù. Allora, non è che sono sempre giù, però sto veramente facendo grandi, grandi fatiche mentali. Allora, a parte che oggi sono andata alla Chio, dopo una vita che non ci andavo, e c'è una promozione, prendi 4 e paghi 2. Ed ho preso, però, visto che tanto poi dovevo prendere comunque il rossetto, non mi ricordo cosa, l'unica cosa che mi interessava, c'era un bellissimo illuminato, sì, c'era l'ultima collezione, quella, però non mi serviva niente di che. Ho preso un bellissimo illuminante sticcone della Arctic Holiday, non so se ve la ricordate, che se non mi sbaglio io della Arctic Holiday, identico, ancora non ci ho guardato, ci dovrei avere l'altro, erano due colori, io ci avrei quello più chiaro e oggi devo aver preso il ramato, il bronzo anzi, è un colore dorato. Allora, come sapete, io non amo gli illuminanti in crema, perché comunque stick, perché solitamente sono bellissimi appena fai lo swatch. Per esempio, guardate com'è quello che c'ho stasera, va bene, me lo so dato adesso, cioè me lo sono messo adesso prima di uscire insieme al lip, che per esempio il lip è molto molto bello e sulle labbra si sente pochissimo, ed è il lip ho preso da eBay a 2 euro, però purtroppo comunque non durano tantissimo, devi stare molto attenta, però è molto molto bello. E quindi mi sono truccata proprio ora prima di uscire e solitamente non li amo perché fai la... questo comunque è quello di eBay, ecco, me lo sono messo ora, però è veramente bello. Ultimamente ho degli... vuoi entrare qui? Ok, aspetta, però ultimamente ho degli illuminanti veramente belli. Vieni, non ti posso sciogliere, Ugo, perché c'è se cagna in caldo, se può scappa. E quindi è uno stick. Devo dire che invece questo è molto bello, perché lo stendete e vi fa una bellissima riga illuminante, rimane anche, e poi essendo in stick grande lo riuscite pure a dare sul corpo. Il classico color nocciola dorato, poi lo sapete io d'estate glitter. C'ho un olio, aspettate, c'ho un olio della Yves Rocher che c'ha dentro un sacco di... a parte che ha un odore paradisiaco e all'interno ha un sacco di glitter. Il problema è che poi quando lo vai a stendere sul corpo, purtroppo i glitter non si vedano praticamente niente. A me piace che si vedano, quindi mi piace la cipria della Bottega Verde, mi piace... ho qualche polvere illuminante molto bella da dare, ma senza vede. E questo è caruccio, anzi ora appena arriviamo in casa ci guardiamo insieme, perché mio cugino e Chiara non ci sono, sono andati un attimo fuori, quindi spero di rientrare nel momento, così vi faccio vedere. Penso di aver preso appunto l'altro, non mi ricordo se avevo preso quello chiaro, questo ci ho messo questo qui, però è bruttino, quindi ora ci devo mettere l'altro. Sono un po' dimagrita perché sto facendo movimento, come vi avevo detto, a me il lavoro mi fa più della palestra, perché comunque mi stramuovo, naturalmente mi sono messa agli orecchi. Allora ora avrei intenzione di tagliarmi i capelli, però come sapete, siccome io ce l'ho molto mossi, se io mi taglio ora i capelli come le voglio fare a Yolandi, come vi avevo detto, quella dei The Underworld, rischio di fare un troiaio, perché non riesco a lisciarli se sono veramente troppo corti. Questo telefono devo dire che fa veramente dei bei video, delle belle foto. Il J5 aveva
una telecamera da 13 davanti e dietro, questo c'ha da 16 davanti e dietro. Naturalmente stamani ho girato mezza Siena, non ho trovato una cover decente, soltanto quella che ho su, che è con i glitter, ora così sono gialla, con i glitter, e l'ho presa rosata. Invece ce n'era una nera che secondo me era molto più bella. E si fa, Ugo? Si rientra dentro, eh? Noi stiamo facendo avanti e indietro. Lo scioglierei solitamente, ma ora non lo posso sciogliere perché comunque c'è troppe cagne in caldo. Allora, ho un prodotto da consigliarvi per il viso. Allora, voi lo sapete, solitamente io non uso la Garnier per il viso perché non mi piace per niente. Anzi, qualche prodotto della Garnier che avevo preso faceva schifo. Questo qui invece della Garnier è quello che vi mostrai tempo fa per i punti neri. Non so se ci avete fatto caso, è uscito della Garnier un prodotto per punti neri. Ce ne sono due. Uno, se non mi sbaglio, è quello che fa pure da maschera, e poi c'è quello che ho preso io. Allora, inizialmente non gli avevo dato granché fiducia, perché comunque con i prodotti della Garnier io non mi sono mai trovata bene. Invece usandolo, allora, inizialmente io l'ho cominciato ad usare con il Clarisonic. Siccome adesso la mia pelle è totalmente... Io è la mia pelle questa, bimbe. Cioè, l'unico bollicino è questo. Nel mento mi sono venuti tutti adesso, perché nelle ultime sere non mi sono... mi sono data solo il correttore, magari. Però non mi sono struccata mai, quando mi sono truccata. E non mi sono lavata con lo stesso, anche se non ero truccata, perché la sera io e la mattina mi lavo comunque con il detergente, questo qua. No, il detergente, questo prodotto qui, usavo la mela, mi lavo sempre con uno di questi prodotti. E invece questo qui, visto che non lo stavo usando, è stato una bomba, raga. Questo prodotto mi piace molto e devo dire che mi ha levato un sacco di punti neri. Scusa Ugo, avevo un sacco di punti neri nel naso, voi lo sapete. Ora, non prendendo gli strippini della Nivea, il mio naso fa praticamente care, perché cioè è pieno di punti neri. Invece quello lì è riuscito comunque a smussarne diversi. In più, Argo, sì Argo, ciao. Ugo amore, che sta a fare? Cominciamo ad andare su, ci stiamo qui nel mezzo alla piazza. E quello lì invece riesce a pulirvi molto bene anche il viso. Ora, quando andiamo in casa, ve le faccio vedere tutte e due. E ora vi metterò come titolo del video: proviamo insieme il nuovo cellulare. Ma poi l'avevo trovata oggi una cover il mio è l'A6. Invece l'avevo trovata dell'S6 con l'unicorno, quella che avevo io per l'S3, cioè potrei morire naturalmente per il mio 0. Ora guarderò su internet, ho un sacco di cover che non sapete quanto mi dispiace buttarle, cioè veramente. Ora quelle del Grand Neon le regalerò a quella ragazza e mi ha mandato la mail. Ora gli farò un bel pacco, ora le devo prendere perché sono insieme a tutti i trucchi nella roba del trasloco, sempre giù da babbo, quindi fino a che io penso che questa roba la prenderò oramai fra 2 anni quando andrò via di casa. E allora, tutte vi siete un po' rammaricate del lavoro che sono andata via, però vi ringrazio di avermi sostenuto perché mi sta dolendo il braccio. Vi posso assicurare di 6 ore prenderne 1,50 è stata una botta tragedia proprio, e ho detto affanculo voi qui, bravissimi, avete detto bene, visto se tutte non fanno niente purtroppo, loro con questo giochetto ci fanno tutto l'annata, capito? E queste cose non vanno bene, cioè questo è sfruttamento e non va assolutamente assolutamente bene. Però sono contenta che abbiate capito, anche se a me mi faceva tanto comodo, perché a me lavorare, lo sapete, mi fa rinascere. Ma ho già due... questa è Gina. Che cazzo d'animale? Ah, scusate, ma era proprio un moise della Gina che ci viene dietro. E ho già due proposte molto buone. Ora, alla Kiko... alla Tezenis non glielo porto perché mi hanno detto servono le superiori e io non ho. Allora, tutte mi avete detto, io quest'anno voglio riprendere le superiori, quindi prendere il diploma di superiore con le serali private. Ora guarderò quali sono, perché se non mi sbaglio mi è stato detto che ci sono alcune che si paga privatamente, nel senso anche parecchio. Ora c'è gente, dai, se no, e altre invece che riuscite comunque a farle con dei soldi minori.
vi voglio far vedere la Gina. Questo è Ugo. Andiamo, Zinina. Su. Eccola. Eccola la Gina. Ciao, amore. Ciao. Eccola, Zina. Andiamo. Praticamente la Gina ci viene dietro come fosse un cane, uguale. E quindi, insomma, ho già delle buone prospettive. Non vi preoccupate. E si fanno l'agguati. Poi ve lo racconterò comunque. Non voglio bruciare tutto adesso, perché comunque sono cose che ancora non sono sicura. Però sono buone, sono propense. Non so se anche questo ve l'ho già detto, scusate, mi sto muovendo. Questo qui mi si è già chiuso, perché io l'avevo fatto storto. Anzi, non sarebbe proprio chiuso, ma proprio perché è storto, si ritrova malissimo. Quindi ora aspetto un paio di giorni e poi muovo il buco da sola. Va bene, abbiamo provato il cellulare e devo dire che come foto e video ci siamo, anche se mi devo un po' abituare perché questo non ha il tasto, non mi dà tutta l'immagine, tutto schermo, perché in fondo appunto devi, non avendoci i tasti, ma avendo i tasti nello schermo, ci deve essere la riga in fondo nera. E niente, io e Pancri vi salutiamo. Ah, vi stavo dicendo, sì, è un periodo un po' particolare per me, ma mi sto fortificando, cioè veramente ogni giorno di più, perché è dura per me, sempre più dura ogni giorno che vado avanti, però ogni giorno che vado avanti, ora è sera, vado a letto, domattina mi rialzo e ho una fila di mattoni sempre più alta nel mio muro, quindi so che ci vorrà parecchio tempo, è per questo che in queste cose ci vuole un sacco di tempo. Però sono contenta comunque degli sviluppi che abbiamo fatto, sono contenta di come ci stiamo comportando, anche se abbiamo delle difficoltà enormi, però devo dire che sono davvero contenta, quindi tutto ciò che si vuole, quindi il lavoro non è un problema, ecco, sono contenta comunque di essere andata via con la mia dignità, hanno da pagarmi dei soldi e se non mi pagheranno non me ne frega niente. E ecco la Zina, amore, sei venuta proprio con noi, ecco la Zina, fai amore. Non si è fatto toccare la Gina, eh? È un pochino più domestica ultimamente, però sempre un po' un problema, vero Gina? Vero Zina? Ti fai fare una carezza? Vieni, fatti fare una carezzina. Animalina, sei un'animalina, andiamo? Si va? E comunque niente, vabbò, dai, la nonna sta bene, la Leda sta bene, devo dire, nonostante ci abbia sta frattura, sta bene. Andiamo, su. Nonostante ci abbia sta frattura, sta bene. E ora siamo sempre, qualcuno rimane a casa, io gli sto parecchio dietro. Anzi, ora stiamo cercando di giostrarla, ma vediamo se proprio c'è tutto questo bisogno, sto io a casa, guarda nonna. Però dai, vediamo ora un attimo questi lavori. Quindi ho per questo che una ragazza mi ha detto vieni da me al lavoro a Milano, prendi questo e questo. E noi ora non possiamo proprio perché abbiamo delle cose da fare in questa annata, oltre che prendere il diploma, ho delle cose da seguire proprio corrispondenza del mio percorso, quindi sia io che lui, ok? Quindi per adesso, fino a che comunque questo percorso non sarà terminato, noi dobbiamo rimboccarsi le maniche e andare avanti così. Tante mi chiedete della room, insomma, farvi il coso della camera. Io non ho più la camera, bimbe, la mia camera vecchia, dove mi vedete fare video, ora è di Filippo, perché giustamente io sono andata via di casa, quindi lui ha preso la mia camera, io ora dormo dove dormiva lui, cioè in salotto. C'era un letto. E niente, ora comunque quando lui ha finito l'esame di maturità a breve e io ho bisogno di riprendere la mia camera, lui penso, tanto oramai è grande, ha detto andrà solo, ora vediamo come gestirla, però ecco, non vi posso fare
il coso della stanza, perché io non ho una stanza. I trucchi che ho sono tutti quelli che ho preso nell'ultimo periodo, perché i miei trucchi sono tutti di là, a parte qualche fondotinta che ho preso. Andiamo, Bricconcelli, si va a casa? Tutti e due è tardi. I bambini a quest'ora vanno a letto. Gina, andiamo. E quindi niente, la mia amica, oh, chi c'è? Oh, mi ha fatto poco, mi sembrava Speedy. Abbiamo trovato la canina più bella del mondo, è la canina, sta qua sotto, cioè la adoro, io la adoro. E anche lui, che gli stava antipatica, invece stasera se l'è sbaciucchiata tutta. Allora dai, ora si arriva in casa, vi faccio vedere l'illuminante e andiamo a letto. Allora, ve lo faccio vedere e poi vado a letto. Miei sono tutti a letto, oramai rimane accesa la luce, porca miseria. Non so se mi converrà spengerla o accendere anche l'altra. Però devo dire, sto cellulare è bombolone, gente, fa dei bellissimi video e delle bellissime foto. Oh, fate che le faccia brutte, costa 300 euro. Cioè, io è perché si pensava lo prendesse la mia mamma, perché una cifra così non ce l'avremmo spesa, figlia, mi dispiace. L'ha regalato, l'ho preso, ci mancherebbe. Allora, intanto vi faccio vedere, questo è il Garnier di cui vi parlavo, è il Pure Active. Gel detergente anti punti neri, costa 7 euro, sono 200 ml, io lo uso sia la mattina che la sera e vi posso garantire, allora qualcuno mi aveva detto che gli era piaciuto, se non mi sbaglio invece avevo avuto dei pareri contrastanti, cioè un'altra ragazza mi aveva detto che gli aveva fatto venire fuori l'impossibile, come direi su tutti i prodotti da Garnier. Esatto, questo io lo amo, bimbe, è ottimo, mi ha pulito veramente la pelle. E il prodotto di oggi è questo, controlliamo se c'è l'altro. Lo sapevo di averlo già preso, perché gli illuminanti quando spaccano io non ci posso non arrivare. Allora, questo è il vecchio e questo è quello di oggi. Il primo è questo e questo è il secondo. Cioè, da una parte sono stata fortunata, perché so sicura che non mi sarei mai ricordata che c'avevo il primo. Però ora e poi ho comprato questo, me ne sono ricordata. C'ho la scatolina così, che è piena di illuminanti. C'ho veramente dei bellissimi illuminanti, che però non faccio neanche in tempo ad usare, avendoli tutti qui sopra e dovendo magari scegliere. Avessi in cassetto, lo apri, bom 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 bom, le guardi tutti e scegli. Lì devo aprire, non lo apro perché prendo quelli sopra e cerco di fare a scalaggio quelli che prendo e uso, magari nel senso quello che mi arriva prima e quello che, cioè quelli che arrivano dopo e quelli che comincio a usare. Allora, il primo è questo, che è un bellissimo color bianco chiaro, ma anche questo fa panico, paura, vedete, cioè rimane proprio la luminosità tanta, cioè anche se comunque vedete andate poi a spargere il prodotto, a differenza di tanti stick, questi due rimangono tantissimo. E invece quello che ho preso oggi è lo 02, lo 01 si chiama Golden Crystal e il 2 Glacial Copper, che secondo me è l'incontrario, il glaciale era il primo e il Golden è il secondo. E invece Golden è questo, l'ho battuto stamani dalle bestemmie, non vi dico. Il colore invece questo qui è questo, e questo è il vecchio, vedete la differenza? Vedete la mazza? Vediamo, forse ecco così, bianco, bianco, e vedete la differenza? Vi faccio vedere questo, e ve lo metto qui. E guardate cosa non è. Guardate. Rimane tantissimo, molto di più il bianco, però vedete, lo puoi anche, esatto, stendere, eccoci qua, ecco fatto. È una cosa che amo, mi dispiace, ma no, non me lo leverà mai nessuno dalla testa. Vediamo se riesco a farvelo vedere, ma non credo, eccolo qua. Luminosità, portami via con te. Avrei degli illuminanti comunque da mostrarvi, che non vi mostrerò adesso, perché comunque non... no, adesso no. Ok? Allora, il video finisce qui. Ah, questo qui
non posso non mostrarvelo, ed è questo. Ve l'avevo già fatto vedere, se ritrovo il link, non credo perché è vecchissimo, mi è arrivato quasi con 2 mesi di ritardo, se non 3, non sapevo più neanche se poteva arrivare. C'era parecchi colori e io naturalmente ho preso questo bianco. Assomiglia molto a quelli della mula, della che avevano questi ondine, non me lo ricordo, ma guardate cosa non è. Miss Rosé. Io vi mando un grande bacio, il cellulare funziona benissimo, spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Ciao love, fate brave, spippeggiate poco.